La notte tra il 10 e l'11 novembre 1985, uomini dell'esercito italiano e uomini dell'esercito statunitense rischiano di entrare in un conflitto tra di loro. In questo video parleremo della notte di Sigonella. Se vi piace il video, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Tutto è iniziato lunedì 7 ottobre 1985, quando alle ore 13:07 un comando di terroristi palestinesi, formato da quattro miliziani, ha sequestrato la nave da crociera italiana Achille Lauro. Il dirottamento è scattato dopo l'uscita del mezzo dal porto egiziano di Port Said, non lontano dalle acque israeliane e dal porto di Ashdod, lì dove la nave sarebbe dovuta arrivare per la successiva tappa di viaggio. Dalla cabina di comando, poco prima della presa in possesso da parte degli dirottatori, l'equipaggio era riuscito a lanciare il Mayday. I terroristi, imbarcatisi con carte di identità false, in realtà volevano entrare in azione soltanto una volta giunti ad Ashdod, ma erano stati scoperti da un membro dell'equipaggio e hanno così deciso di puntare sul dirottamento della crociera. In Italia il governo ha attivato un'unità di crisi con il ministro degli esteri Giulio Andreotti, che seguiva da vicino l'evolversi della situazione. In serata la capitaneria di porto di Port Said ha captato i primi messaggi lanciati dagli dirottatori. Essi dichiaravano di far parte dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e chiedevano di liberare 50 detenuti palestinesi in Israele in cambio della fine del dirottamento. In realtà il comando non era direttamente affiliato all'OLP, ma al gruppo del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. A confermarlo era stato lo stesso leader dell'OLP, Yasser Arafat, il quale ha dichiarato di non aver nulla a che fare con il sequestro e in serata ha avvisato Andreotti e il presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi di aver inviato al Cairo due emissari da affiancare alle autorità egiziane per arrivare alla liberazione degli ostaggi. Si trattava in particolare di Anji El Hassan e di Abu Abbas. La presenza di quest'ultimo determinerà la forte tensione venutasi a creare nei giorni successivi a Sigonella. Verrà infatti scoperto, soltanto in un secondo momento, che Abbas, tra i fondatori del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, era tra gli ideatori del piano terroristico che sarebbe dovuto scattare ad Ashdod. Trattative sono proseguite per più di 48 ore, non senza momenti di tensione. I dirottatori, infatti, in più di un'occasione hanno minacciato di uccidere un ostaggio ogni 3 minuti, terrorizzando i passeggeri e i membri dell'equipaggio. I negoziati, peraltro, hanno subito alti e bassi per via dell'opposizione da parte degli Stati Uniti a trattative dirette tra Italia e terroristi. L'amministrazione americana, guidata dal presidente Reagan, infatti, aveva fatto sapere di non accettare in alcun modo dialoghi con organizzazioni radicali palestinesi. Da parte sua, Roma accusava Washington di ostacolare il lavoro degli italiani, non fornendo ad esempio i dati satellitari acquisiti sulla reale posizione dell'Achille Lauro. Una prima svolta nella vicenda si è avuta mercoledì 9 ottobre. Su richiesta del mediatore palestinese Abu Abbas, i dirottatori hanno fatto un ritorno a Port Said, in cambio in un salvacondotto autorizzato dall'Italia che avrebbe consentito ai quattro membri del comando e ai due mediatori di rifugiarsi in un paese arabo, i terroristi hanno promesso la liberazione di tutti gli ostaggi. Alle ore 15:30 di giovedì 10 ottobre, l'Achille Lauro è di nuovo a Port Said con i passeggeri non più sotto sequestro. Salvacondotto autorizzato dall'Italia aveva però una precisa condizione: non dovevano essere stati commessi reati a bordo della nave, la quale era territorio italiano a tutti gli effetti. Poco prima dell'approdo della crociera a Port Said, il comandante dell'Achille Lauro, Gerardo De Rosa, aveva dichiarato che tutti i passeggeri stavano bene e che non si erano verificati episodi di sangue a bordo. Per questo, sia le autorità egiziane che italiane escludevano la possibilità di reati commessi all'interno della nave da parte dei terroristi. Poco più tardi dall'arrivo a Port Said, però, la situazione sembra diversa. In particolare, si era sparsa la voce che l'uccisione da parte del comando di un cittadino americano ebreo corrispondente al nome di Leon Klinghoffer. Quest'ultimo, paraplegico e costretto su una sedia a rotelle, è stato prima ucciso e poi gettato in mare da uno dei terroristi. La conferma del delitto è arrivata nella serata di giovedì 10 ottobre. A questo punto le condizioni imposte dal governo italiano erano venute a mancare.
Dunque è stato lo stesso Craxi a dare ordine di predisporre tutte le carte per chiedere l'estradizione all'Egitto dei quattro terroristi al fine di processarli per il reato compiuto a bordo dell'Achille Lauro. Il Cairo ha risposto un immediato trasferimento dei componenti del comando e dei due mediatori palestinesi a Tunisi. Il governo egiziano, per tal motivo, ha requisito un aereo della Egyptair, decollato alla volta dalla capitale tunisina alle 23:15. In Italia erano le 21:15 del 10 ottobre. Negli Stati Uniti, intanto, il presidente Reagan, mentre in volo verso Chicago, viene informato dei fatti. La morte di un cittadino statunitense ha fatto entrare in azione gli Stati Uniti e da Washington è arrivato l'ordine di intercettare l'aereo con a bordo il comando. Il mezzo è stato individuato sfruttando le informazioni fornite dai servizi israeliani, mentre al Dipartimento di Stato è arrivata la richiesta al governo di Tunisia, Grecia e Libano di non far atterrare il mezzo della Egyptair. In questo istante ha inizio la disputa vera e propria con l'Italia, che ha portato all'episodio di Sigonella. Sotto il profilo politico, le posizioni italiane e americane apparivano molto distanti. Da Roma, il presidente del Consiglio Craxi sosteneva che il comando palestinese si è macchiato di reati molto gravi in territorio italiano e dunque i componenti dovevano essere processati in Italia. Dall'altro lato dell'oceano, invece, il presidente Reagan aveva come obiettivo quello di prendere in consegna sia i quattro terroristi che i due mediatori. Per questo, dalla Portiere di Saratoga sono decollati 4 F-14, i quali hanno intercettato all'altezza dello spazio aereo maltese il Boeing egiziano. Le manovre compiute dai cacci americani hanno costretto l'aereo al dirottamento verso la Sicilia. L'intenzione americana era quella di farlo atterrare nella base di Sigonella. Infatti, alle ore 22:30 di giovedì 10 ottobre, il comandante dell'aeroporto militare siciliano, Ercolano Annichiaro, riceveva da parte americana la richiesta di atterraggio per i 4 F-14 e l'aereo egiziano dirottato. Roma, intanto, si apprendeva della scelta statunitense solo al dirottamento iniziato. Palazzo Chigi è stata informata soltanto intorno alle 23:30 da una telefonata in cui a Craxi veniva rivolta formale autorizzazione all'atterraggio del mezzo egiziano in Sicilia. Il Presidente del Consiglio ha dato il via libera, ma a condizione di far gestire in modo autonomo all'Italia tutta la faccenda. In poche parole, Palazzo Chigi sosteneva la necessità di prendere in consegna a Sigonella i terroristi sospettati di un omicidio compiuto in territorio italiano. Alle 23:57 Craxi chiamava il capo dei sismi Fulvio Martini, ordinandogli di procedere e dare definitivo via libera all'atterraggio. L'aereo egiziano, seguito da 4 F-14 americani, è arrivato a Sigonella a mezzanotte e 15 minuti. A questo punto, a entrare in gioco sono stati il controllore di torre dello scalo e suo assistente. Di propria iniziativa, senza ricevere ordini dettagliati in merito, i due hanno indicato all'equipaggio dell'aereo egiziano di sostare sul piazzale lato est, ossia la parte italiana dello scalo. Subito dopo, entrambi hanno notato dell'anomalia. Ad atterrare, oltre agli F-14, c'erano altri due mezzi non autorizzati e che procedevano a fari spenti. Si trattava di due C-141 della Delta Force. Per questo, controllore e assistente hanno avvisato i carabinieri e aviatori del VAM presenti nello scalo, i quali, su preciso ordine superiore, hanno circondato l'aereo egiziano appena arrivato. Le due C-141 intanto erano scesi gli uomini della Delta Force, con il chiaro intento di dirigersi verso il mezzo con a bordo i terroristi. Gli americani, giunti sul piazzale lato est, hanno circondato i 20 carabinieri e i 30 avieri del VAM, che già erano attorno all'aereo. La tensione a quel punto si faceva molto alta ed era destinata ad aumentare quando poco dopo un alto cordone di carabinieri, a sua volta circondato con armi alla mano, i militari della Delta Force. Lo stallo è andato avanti per diverse ore. Il comandante americano Steiner rivendicava l'ordine giunto dalla Casa Bianca di prendere i terroristi palestinesi. A rispondergli era il capo dei sismi Martini, giunto a Sigonella nel cuore della notte, il quale al contrario dichiarava che da Roma l'ordine era quello di non consegnare i membri del comando degli americani. Le divergenze politiche tra Italia e Stati Uniti sono state rimarcate ulteriormente quando il presidente Reagan, in piena notte, decideva di sentire telefonicamente Bettino Craxi. Quest'ultimo ha ribadito che i palestinesi hanno commesso un reato in territorio italiano e si trovavano in territorio italiano, dunque dovevano essere processati in Italia e solo dopo, eventualmente, decidere o meno per l'estradizione. Non trovata alcuna risoluzione per lo stallo e con i militari italiani e americani attorno all'aereo, alla fine da Washington si è optato per il ritiro degli uomini dal Delta Force. Alle 5:30, dopo l'arrivo a Sigonella, su ordine di Craxi e altri carabinieri, i militari statunitensi si ritiravano dal piazzale est dell'aeroporto.
Dopo la tensione maturata a bordo della pista dello scalo siciliano, l'11 ottobre la situazione politica non era destinata a sbloccarsi. Complice delle nuove dispute tra Italia e Stati Uniti a livello diplomatico è restata un'errata interpretazione da parte americana della telefonata tra Craxi e Reagan. Secondo gli statunitensi, il capo del governo italiano aveva parlato di una presa in consegna dei 6 palestinesi a bordo dell'aereo, ai fini poi di una loro eventuale selezione. Invece, la versione italiana, confermata dal nostro ambasciatore a Washington, parlava di una presa in consegna dei 4 terroristi palestinesi, mentre Abu Abbas e Ani El Hassan sarebbero stati considerati come mediatori e inoltre non risultavano implicati nell'omicidio di Leonel Klinghoffer. L'incomprensione ha alimentato ulteriori tensioni politiche, in quanto gli Stati Uniti consideravano anche Abbas colpevole e dunque meritevole di estradizione. Alla fine l'aereo egiziano La Sigonella è partito nella notte tra l'11 e il 12 ottobre ed è atterrato a Ciampino. Seguiranno altre ore di tensioni, con un altro F-14 americano a inseguire il velivolo dell'Egypt Air a un nuovo braccio di ferro tra Italia e Washington. Alla fine ad Abbas verrà permesso di partire per Belgrado. I 4 terroristi del comando, invece, una volta presi in consegna a Sigonella, sono stati trasferiti nel carcere di Siracusa per i primi interrogatori. Il processo è stato poi svolto a Genova. In primo e secondo grado due membri del comando sono stati condannati all'ergastolo per i fatti avvenuti a bordo dell'Achille Lauro. Uno invece ha subito la pena di 30 anni di carcere e infine il quarto membro del gruppo, minorenne all'epoca, ha ricevuto 17 anni di prigione. La responsabilità dell'accaduto è stata in seguito attribuita anche da Abbas, condannato all'ergastolo in contumacia. L'episodio di Sigonella è ancora oggi tra i più dibattuti sotto il profilo storico e politico. Si è trattato infatti di uno degli scontri più gravi tra Italia e Stati Uniti nel dopoguerra, con conseguente netta spaccatura tra i due governi e le due diplomazie, un fatto raramente accaduto sia prima che dopo la notte del 10 ottobre 1985.